Il killer instinct degli americani, il talento degli italiani. Tutto funziona a dovere per Ravenna, con Mantova che crolla nell'ultimo quarto. Cagliari terra di conquista per Imola, grazie al super terzo quarto targato Raymond, Crowe e Simioni. Al Palaverde tutto facile per Treviso, 5 giocatori in doppia cifra per la De Longhi, contro una termoforgia quasi innocua a parte Dillard. Colpo esterno per Verona, che passa sul campo della Bacheri. Ai padroni di casa non basta Voskuil. In evidenza per la Tezeni Scandussi, con 19 punti e 10 rimbalzi. Non delude invece la Sigeco, che passa a 100 grazie a un autentico show balistico di Murray, Oghide e Sabatini. Meno spettacolo ma più sostanza per la Fortitudo, che sbanca Montegranaro. Hasbrook fa e disfa la tela, che vale l'8 su 8 con vetta solitaria, inutili 21 di Corbett e un Mastellari di grande impatto. Gioca di cuore Ferrara, senza hole e con uno swoon monumentale ma impreciso sul più bello. Forlì vince di esperienza ma soprattutto di gruppo, mandando 6 dei suoi in doppia cifra. Poker di Udine contro una Roseto più aggressiva del previsto, serve un Powell formato MVP per fermare gli Sharks, che pagano il roster meno profondo. A Ovest Siena riscatta il KO di Scafati e stende Treviglio grazie a un Moraes, guanto di panno e alla solidità di AJ Packer. Mezzogiorno a 2 volti per Biella. Scafati da meno 20 recupera, trascinata da Mannato, ma da leader Very Widow e Saccaggi tornano in cattedra e salvano la Edilnol. Continua in vetta il momento magico della Virtus Roma. Trapani resiste, ma nell'ultimo quarto Ayer si spegne, mentre la coppia Moore-Sims è inarrestabile. Qualche ombra in più anche per Bergamo, ma niente da fare in terra aurobica per la Leonis di fronte a un Roderick in odore di tripla doppia. Torna invece a sorridere Casale contro Capodorland, letali in avvio i colpi di Capitan Martinoni, De Negri e Valentini. Cassino resta al palo contro la Tortona di Ramondino, bianconeri corsari anche a Frosinone grazie a Andoia, Alibegovic e la visione di Gergati. Stop Agrigento al Palabianchini, con Latina che insegue per 40 minuti, trova l'overtime grazie a Lorenz e Tavernelli, decisivi liberi di Fabi per 2 punti preziosissimi. Supplementare evitato invece a Legnano, con i Knights che risorgono contro Rieti. I Sabini allungano fino al più 14, ma Raffa suona la carica e la decide allo scadere.